essere partigiano oggi è una testimonianza che la resistenza ha conquistato dei valori che non scadranno mai. La resistenza oggi è di enorme attualità per i problemi di ora. Resistenza vuol significare respingere tutto quello che da parte di determinate forze eversive che nel nostro paese hanno sempre cercato di tentare la democrazia, non so, poi le volte ci hanno provato, da questa resistenza è nata una Costituzione che glielo impedirà sempre di potercela fare. Fu una delle carte che hanno permesso a questo paese di crescere, di uscire da una situazione di cui il fascismo l'aveva gettato, essendo stati diretti responsabili di aver fatto la distruzione più completa delle nostre città. Avevano ridotto veramente una cosa di cui ne porteranno la responsabilità per sempre, anziché riaffacciarsi un'altra volta dovrebbero nascondersi ancora di più di come li hanno sempre fatto per la responsabilità degli errori e dei crimini che gli hanno commesso. Perché un ragazzo come me, ma anche a quelli più giovani, avendoci levato la libertà di poter pensare, di poter dire e via dicendo, è il peggio dei mali che tu puoi compiere verso un cittadino, verso il tuo simile. Tant'è vero che quando e poi questi uomini ebbero la capacità di dirci dopo l'8 settembre, la rivolete la libertà, figurati, tanto si sentivi bisogno di riconquistarla, l'avevano levata anche ai nostri genitori e ci avevano messa in mondo. La risposta non poteva essere che quella affermativa. Si disse di sì e cominciò la resistenza e le prime formazioni partigiane si andavano organizzando. Quando c'è un certo pagliaccio che circola in Italia va a raccontare la barzelletta e Mussolini mandava fascisti in villeggiatura, Mussolini gli metteva in galera, perché a 14 anni era in fabbrica e quando ci mancava un compagno di lavoro c'era subito il fascista e ti diceva si sentiva male, no, l'avevano arrestato. E quando ci arrestavano un compagno di lavoro, noi si sapeva, da quella famiglia gli portavano via la persona più importante di quella casa, perché era determinante il suo contributo di stipendio, anche se di scarsa quantità. Questi antifascisti ci avvicinavano noi ragazzi, io avevo 14 anni, sono di 25, anni 40, a 14 si entrava in fabbrica. Mi dissero bisogna fare il soccorso rosso e allora bisognava, anche se eravamo meno sospettati degli adulti, si stesse molto attenti a chi si andava a avvicinare, perché gli chiedevamo un contributo per il compagno o per la compagna avevano arrestato, perché alla fine della settimana era l'unica risorsa che gli si portava alle famiglie da poter continuare a far fronte a quella condizione disperata che questa famiglia si trovava. Noi abbiamo costituito l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia perché sapevamo che tipo di nemico si aveva di fronte e siccome hanno un DNA addosso, è tutto loro particolare, perché per esempio hanno quello di capire le cose in modo sbagliato, sono degli specialisti in modo di come vorrebbero falsificare la storia da come le è andata. Tant'è vero che l'AMPI è sempre stata l'associazione che ha sconfitto tutte le volte la nostra democrazia in questo paese, è stata messa in pericolo. È successo che noi per mezzo secolo, se c'è qualcuno non inteso bene lo ripeto, per 50 anni i fascisti, benché camuffati perché si chiamavano Movimento Sociale Italiano, l'abbiamo tenuti fuori dall'arco costituzionale per mezzo secolo. Poi gli è arrivato un cavaliere, ce li ha sdoganati, sono andati a Fiuggi con 3 bottiglie d'acqua minerale sulle tavole, gli hanno detto noi fascisti non siamo più, sono più di prima!